Ragazzini di tutta Italia, voi sapete quanto vi voglio bene, eppure, cioè non pertanto, lo zio Lelio in questo momento deve darvi due ferali notizie. La prima è che questa sera lo Stato Maggiore di Studio 1 ha deciso che al posto di due pedane ce ne sarà una sola. Ma questo anche in virtù del fatto che, data la presenza della vostra e anche della nostra Rita Pavone, la quantità di musica dedicata a voi ragazzi nell'economia generale dello spettacolo è già sovrabbondante, cioè è già maggiore che in passato, e questa sarebbe una. La seconda notizia ferale è che sempre lo stesso Stato Maggiore, forse anche per giustificare meglio il mio stipendio, mi ha indotto a stare qui a fare un numero da solo. Io, ragazzi, vorrei tanto fare un numero yeye, ma farei forse pena. Perciò ho pensato di fare un pezzo che è autobiografico quanto didattico, direi. Si rivolge a tutti coloro che, come me, io sono figlio di maestra elementare, sono rimasti sciocchizzati fin dalla più tenera infanzia dal problema della coniugazione dei verbi, dei congiuntivi e, in questo caso, direi degli imperativi. La canzone potrebbe anche intitolarsi «Chi non coniuga, non si coniuga», ma in fondo è una canzone d'amore e allora l'ho intitolata «Era bella». Era bella, bella da trauma, bella da infarto, e mi guardava e non parlava, sapa si fa, sapa sapa, mi guardava e non parlava. Era bella e mi sorrise, io le sorrisi, e mi guardava e non parlava, sapa si fa, sapa sapa, mi guardava e non parlava. Fu così che mi innamorai perdutamente, disperatamente, per la prima volta in vita mia. In quell'istante, in quell'istante, era bella, più di una statua, più di una dea, guardava e non parlava, sapa si fa, sapa sapa, mi guardava e non parlava. Yes baby, le chiesi, promette, rispose, le chiesi, per sempre, rispose, le chiesi, un bacio, rispose. Domani, ora vadi. Come? Domani, ora vadi. Come, scusi? Facci il bravo, ora vadi. Buonasera.